Secondo me bisogna avere, diciamo, tre tipi di regole prima diciamo, di selezionare l'asset giusto, fra virgolette. In primis, utilizzare solo strumenti finanziari che afferriamo, che comprendiamo. Quindi, tante volte uno si trova in portafoglio degli strumenti che magari non ha la piena, diciamo, contezza di quelle che sono i rischi e le opportunità. Quindi semplicità nella selezione degli strumenti e efficienza degli strumenti stessi. Il secondo è avere una strategia di investimento che preveda anche un caso nel quale i prezzi vanno nella direzione che noi non auspichiamo. Ci sta, io magari adesso farò delle previsioni, non essendo un lettore del futuro e non possedendo sfere di cristallo, slash, cioè bacchette magiche, è del tutto legittimo che una previsione non si avveri, perché anche il miglior analista non può avere il 100% del risultato positivo, e quindi immaginare già come comportarsi nel caso in cui le cose non vadano come auspicato, e quindi tipicamente strategie di risk e money management. E il terzo caso è non farsi incantare da rendimenti straordinari, perché a fronte di un rendimento straordinario c'è sempre un rischio molto considerevole. Quindi con queste tre piccole regole bisogna poi suddividere il portafoglio diciamo, in modo da diversificarlo il più possibile, e poi procedere a un asset allocation anche magari in certificati che vada a cogliere le opportunità migliori. Lo sforzo quest'anno, secondo me, sarà di guardare in giro per il mondo. Perché? Perché l'Italia fa sempre fatica, siamo sostanzialmente in un trading range di circa 12.000 punti ormai da 10 anni, il mercato italiano è, ahimè, è ancora fermo, e ritengo che anche quest'anno, anche il 2019, potrebbe essere un anno non brillantissimo. Perché? Perché temo molto le elezioni europee. In maggio avremo questo appuntamento che secondo me è stato anche un po' sottovalutato, perché potremmo avere noi a giugno un Parlamento del tutto diverso rispetto a quello attuale, un Parlamento europeo, in cui sostanzialmente le forze forse meno inclini a questo che le recenti politiche europee possono avere la meglio. Quindi lo sforzo quest'anno è guardare anche oltre l'Italia. E il secondo sforzo che bisognerà fare è immaginare strumenti finanziari in grado non solo di lucrare quando i mercati salgono, ma anche quando i mercati scendono. Mi rendo conto che questo può essere un approccio un po' antintuitivo, perché tutti sono immaginati, tutti, diciamo, tendono a immaginare rialzo, guadagno, ribasso, perdo. In realtà lo sforzo che noi consigliamo di fare quest'anno è di collocare il 25% del portafoglio a protezione di un portafoglio, nello specifico rialzista, e quindi avere una copertura del 25% con uno strumento short che miri su un'eventuale discesa dei mercati, che quindi protegga complessivamente il portafoglio. Una banalissima strategia di hedging, di copertura del portafoglio, che però, se ci pensi, una piccolissima parte dei risparmiatori retail conosce e pratica. Quindi il consiglio che noi ci sentiamo di dare quest'anno è investire il 25% con coperture, quindi tipicamente per chi investe in certificati con certificati reverse, ovvero in grado proprio di lucrare sulla discesa dei mercati. In particolare non siamo molto ottimisti sul mercato americano, perché temiamo che queste tensioni con la Cina possano continuare a condizionarne l'andamento, così come non crediamo che ci possa essere quello che oggi leggevo su qualche giornale, addirittura un nuovo ribasso, pardon, dei tassi americani. Crediamo che la politica ormai della Fed sia delineata e sia verso una contrazione. Per questo consigliamo un 25% di posizionamento short sul mercato americano. L'altro 25% invece è anche qui uno sforzo, magari provare a collocarlo sul mercato delle materie prime, che è un mercato anche qui non molto incline ai investitori privati. C'è forse qualche reticenza dovuta a una scarsa conoscenza. L'auspicio buono per il 2019 potrebbe essere quello di avvicinarsi anche al mondo delle materie prime. Ce ne sono alcune, secondo me, interessanti proprio su questi prezzi. In primis il caffè,
è secondo me una materia prima assolutamente interessante. E quindi il secondo consiglio potrebbe essere quello: asset allocation spostata anche su questo mondo affascinante delle commodities. E prima commodities da mettere nel mirino: il caffè, che sotto i 100 dollari, in area 100 dollari, diventa assolutamente interessante. Quindi 25 commodities, 25% abbiamo detto short sul mercato americano. Come impiegare l'altro 50%? Cercando di selezionare all'interno dell'ambito azionario quelle storie di grande qualità, che magari sono colpite da degli storni di prezzo importanti. Quindi approfittare di eventuali ribassi violenti, come al pari di come abbiamo assistito fra dicembre, ma anche fine agosto, per mettere in portafoglio dei titoli di grande qualità. So che tutti hanno, diciamo, un'attitudine per il mercato italiano, e quindi fra quelli italiani che preferisco c'è Intesa San Paolo. Il settore bancario è delicato, si mettono le mani su una roba che certamente comporta dei rischi, però effettivamente vedere Intesa San Paolo in area 1,90, adesso siamo un po' sopra, siamo un po' rimbalzati a inizio anno, però insomma un ritorno di Intesa San Paolo in area 1,90 secondo me sarebbe una buona opportunità per costruire una posizione anche eventualmente a scalare. Che cosa vuol dire? Non si entra con tutta la liquidità nel primo ingresso, ma si pianificano anche eventuali successivi. Quindi uno magari spara la prima cartuccia 1,90, ma se il prezzo continua a scendere si pianificano degli acquisti ulteriori, magari ogni 10 punti, quindi 1,80, 1,70, 1,60. Questa non è una brutale grossolana media di basso, ma è una pianificazione degli acquisti scalettati nel tempo per diversificare il rischio di market timing.